trovate al Canavese in 2 minuti, le notizie di oggi, sabato 29 agosto 2015. Borgaro Torinese. I militari del nucleo radiomobili di Torino hanno arrestato un 34enne residente a Borgaro Torinese per un furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino, notando due persone che forzavano la serranda di un balcone, avevano segnalato il fatto al 112. L'area furtiva, una carta bancomat, un orologio, un anello d'oro, un paio d'occhiali e denaro in contanti, è stata recuperata. Caluso. È stato stroncato da un infarto durante un giro in bicicletta lungo la provinciale che collega Calluso a Foglizzo, in aperta campagna. Inutili tentativi di salvare Domenico Lavarino, 78 anni, di Livorno Ferraris. Cornier. È entrata in funzione la nuova illuminazione pubblica a basso consumo energetico nella zona cittadina ubicata nei pressi di via Belmonte. Dopo una lunga attesa, 19 anni e 1000 proteste, finalmente è stata illuminata la strada, afferma l'assessore Roberto Scotti, mettendo così la parola fine al buio totale in una zona residenziale che ha avuto nel tempo un notevole incremento urbanistico. Valperga. Oggi in Piazza Unità d'Italia, a partire dalle 15, si terrà Camminando a sei zampe, sfilata canina a partecipazione gratuita, aperta ai cani di tutte le razze. Mentre a Cornier, questa sera alle 21, in Piazza Martiri, la Proloco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, organizza il primo premio Cusad d'Or, spettacolo di folk internazionale con artisti provenienti dalla Bulgaria, Georgia, Turchia e Spagna. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima!